Lei ha un cancro. Signorina Bering, lei ha un cancro metastatico dell'ovaio in stadio avanzato. Continui. Lei insegna, signorina Bering? Sì, come lei, dottor Kalekian. Certo. Allora, lei presenta una malattia che non è stata rilevata né al primo, né al secondo, né al terzo stadio. Ora è un insidioso adenocarcinoma. Insidioso? Insidioso significa non rilevabile ad uno stadio iniziale. Insidioso significa subdolo. Vuole che continui? Sì, naturalmente. Bene. Nei carcinomi epiteliali invasivi la modalità di trattamento più efficace è senz'altro la chemioterapia. Stiamo mettendo a punto una combinazione sperimentale di farmaci destinata proprio ai tumori dell'ovaio, con l'obiettivo specifico di poter trattare gli stadi 3 e oltre. Trova che corra troppo? No. Lei verrà ricoverata in ospedale ad ogni ciclo di trattamento. Dopo i primi 8 cicli verrà sottoposta a un'altra serie di esami. Inevitabilmente i farmaci antiblastici danneggeranno alcune cellule sane, comprese quelle lungo il tratto gastrointestinale dalle labbra all'ano e i follicoli piriferi. Grazie alla sua determinazione siamo certi che lei potrà sopportare alcuni dei più gravi effetti collaterali. Signorina Bering? Oh, mi scusi, professore. Fin qui ha domande da porre? Prego, vada avanti. Forse qualche termine le è sconosciuto? No, è stato esauriente e preciso. Grazie, ci tengo molto. Sa, io lo dico sempre ai miei studenti. Oh, sì, anch'io. Non faccio che ripetere la parola precisione ai miei studenti, ma sono per costituzione refrattari all'accuratezza. Anche i suoi? Ogni anno è peggio. I miei sono ciechi. I miei sono sordi. Non possiamo far altro che sperare. Suppongo di sì. Dove eravamo, dottoressa? Mi stava facendo una diagnosi accurata. Giusto. Ora, il tumore si sta espandendo velocemente e questa cura è molto aggressiva. Tutto chiaro finora? Sì. Non insegni il prossimo semestre. È fuori questione. La prima settimana di ogni ciclo verrà ricoverata per la chemioterapia. La settimana successiva si sentirà un po' stanca, ma le due settimane dopo starà bene relativamente. Saranno all'incirca 8 mesi? Mi creda, questa cura è la cosa più efficace che possiamo offrirle. Inoltre, come ricerca, darà un significativo contributo alla nostra conoscenza. Conoscenza? Sì. Ecco, ora le mostro il nostro modulo per il consenso informato. Se è d'accordo, può firmare lì, in fondo. Grazie. Vuole che ne parli con qualche suo familiare? No, non è necessario. Bene. La cosa importante è che lei assuma la dose piena di chemioterapia. Può capitare che lei voglia una dose inferiore a causa degli effetti collaterali, ma dobbiamo spingere al massimo. Dottoressa Bering? Sì? Dovrà essere molto forte. Riuscirà ad essere molto forte? Sì, ci riuscirò. Bene. Eccellente.